Buonasera a tutti. Eccoci, chiediamo scusa per il ritardo di qualche minuto dovuto a problemi tecnici che siamo riusciti a risolvere. E questo è il terzo incontro organizzato da Identità Europea e dal Centro Studi Internazionali Europa Italia, che ringrazio anche a nome dell'Unione Italiana Forense, perché ha focalizzato una serie di tre incontri su un tema di estrema attualità. Siamo letteralmente bombardati quotidianamente da una quantità di informazioni contraddittorie, di norme, di regole, di indirizzi di condotta che vengono quotidianamente ribaditi e poi anche smentiti da parte dei media, ed il mondo del diritto si è trovato nell'ambito di questa significativa mutamento epocale che potremmo in un certo senso parificare all'11 settembre del 2001 come scansione proprio storica della storia dell'Occidente. Ebbene, questo è il terzo incontro di un ciclo di tre conferenze dal titolo Covid-19 tra realtà, narrazione e problemi irrisolti. Il primo incontro è relativo alla questione meramente scientifica, medica, ha visto come relatore il biostatistico Maurizio Ranisio e l'epidemiologo Paolo Gulisano. Nel secondo incontro, invece, si è focalizzata l'attenzione sul ruolo dell'informazione e sulla distorsione della realtà ed è stato sviscerato da Domenico Guarino, conduttore radiofonico e giornalista, e da Valerio Benedetti, storico e giornalista. Ora siamo al terzo incontro che potete vedere in diretta Facebook. Che potete vedere sul canale Instagram di Identità Europea e anche sul canale YouTube di Identità Europea. L'incontro di oggi riguarda gli aspetti meramente giuridici, non tecnico-giuridici, non entreremo nel dibattito che sta appassionando l'Accademia, la giurisprudenza nel corso degli scorsi mesi in maniera tecnica, perché comprendiamo che la platea di riferimento è quanto più variegata e cercheremo di cogliere quelle che sono le principali problematiche di natura sistematica e anche di natura pratico-applicativa che sono sottese alla legislazione sul Covid-19. E infatti ha titolo questo incontro di stasera Diritti e libertà tra illegittimità e irrazionalità. Vediamo che si dipana dinanzi a noi una rete normativa estremamente intricata, articolata. Per aiutarci a capirne di più, a capire meglio, ringrazio anzitutto il collega, l'avvocato Mauro Sandri, esperto di diritto europeo e tutela in ambito internazionale, da sempre attivo nella difesa dei consumatori, nella difesa dei cittadini, in tantissime cause molto, che sono anche assurde all'onore delle cronache, penso al crack Parmalat, penso ai derivati argentini. E ultimamente lo studio legale del collega Sandri, che è vocato al diritto internazionale e alla tutela degli interessi diffusi, si sta focalizzando sulla difesa tecnica nei confronti di tutti i provvedimenti che si sono succeduti e che hanno riguardato gli aspetti giuridici della pandemia. Ringrazio inoltre il professor Eugenio Capozzi, Buonasera. docente ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Napoli su Orsola Benincasa,
autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha alle spalle una carriera accademica con pubblicazioni edite da importanti case editrici. Si pensa alle Mura delle Libertà, dal costituzionalismo all'universalismo liberal-democratico, Storia d'Italia moderata, Politicamente corretto, Storia di un'ideologia e L'autodistruzione dell'Occidente dall'umanesimo cristiano alla dittatura del relativismo. Ecco, entriamo immediatamente nel cuore della discussione di stasera, perché sinceramente non esauriremmo tutto quello che la dottrina sta già qualificando come diritto pandemico in una sola ora, in una sola serata anche di colloquio. Ci vorrebbe per ogni tema una disamina sistematica, analitica, estremamente multidisciplinare, perché mai come nell'ambito della normativa sul Covid si notano le inferenze tra le discipline scientifiche, il metodo scientifico e il diritto, nonché nell'ambito del diritto stesso la prevalenza sull'impianto normativo previgente di questo diritto emergenziale derivato appunto da questa emergenza pandemica. Quindi potremmo parlare, mi vengono solo in mente alcuni degli argomenti, poi il professor Capozzi ci aiuterà a dipanarsi, infatti è il prossimo a cui passo la parola, a dipanarsi anche cronologicamente in quelli che sono stati gli interventi normativi a livello eurocomunitario, a livello nazionale, che si sono succeduti per dare una normazione che il più delle volte si è risolta in maniera estremamente disordinata, con un dettato normativo, no, non lo dico io, lo dicono illustri costituzionalisti, che ha creato più confusione che ordine sistematico e che ha prodotto, e questo poi tratterà più diffusamente l'avvocato Sandri, delle lesioni significative di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Quindi, professor Capozzi, in quale diciamo scansione temporale ci muoviamo e quali sono stati gli interventi normativi e come sono stati collegati tra loro nell'ambito di una società che ancora si definisce democratica e basata sullo Stato di diritto? Allora, vogliamo parlare dell'influsso avuto dalla cosiddetta pandemia di Covid-19 sui diritti soggettivi e sulle libertà, dobbiamo distinguere almeno due piani fondamentali. Quello internazionale e in particolare che ha a che vedere con le società liberal democratiche occidentali e soprattutto europee, e quello italiano. Sono due piani che sono connessi ma che vanno distinti. Dal punto di vista più generale internazionale, noi dobbiamo dire che sicuramente l'emergere di questo problema sanitario è stato una scintilla che ha fatto deflagrare un'esplosione che però aveva già dei combustibili pronti per essere infiammati. E questi combustibili quali sono? È una situazione critica delle democrazie liberali occidentali di fronte al crescere della tecnocrazia, dello scientismo, dell'antipolitica che richiede sempre più dei ceti di competenti piuttosto che affidarsi alla dialettica democratica, che è invece insofferente alla dialettica democratica e pluralistica. C'è inoltre a livello internazionale una tendenza dirigistica dell'economia che si va affermando anche nei paesi a economia
di mercato, grazie anche alle grandi majors dell'economia digitale, che peraltro concentrano anche un enorme potere dal punto di vista dell'informazione e dei media. Ecco, e tutto questo in società che sono sempre più anziane, quelle occidentali e quelle del vecchio continente in particolare, sono società sempre più infeconde e con un'età media sempre più avanzata, e quindi società in cui prevalgono gli aspetti della richiesta di protezione verso le istituzioni e verso i governi, piuttosto che di libertà. Questo è un dato psicologico, di psicologia sociale, prima che politico, molto importante per capire quello che è successo. E quindi noi abbiamo avuto una tendenza a rispondere al problema sanitario con una concentrazione di potere nei governi, che a loro volta hanno delegato fortemente il potere a dei comitati scientifici, o quantomeno si sono coperti dietro una delega a dei comitati scientifici, e hanno attuato dei provvedimenti di forte limitazione delle libertà personali. Provvedimenti che sono stati peraltro, diciamolo, visti con favore da larga parte delle opinioni pubbliche, soprattutto, ripeto, nel vecchio continente, stiamo parlando dei paesi liberal democratici europei e in parte del continente americano, mentre in altre parti del mondo la faccenda è più, da questo punto di vista, frastagliata. Ma sono state accolte con favore da un'opinione pubblica molto spaventata e molto, appunto, propensa a chiedere protezione anche dal punto di vista sanitario, quella che il filosofo Giorgio Agamben ha identificato molto lucidamente come la prevalenza assoluta dell'esigenza della nuda vita rispetto a quello della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e anche della crescita economica, del mercato, eccetera, eccetera. Quindi questo è il quadro generale. All'interno di questo quadro noi dobbiamo però distinguere il contesto italiano. Il contesto italiano è quello di un paese in cui l'ordinarietà della difesa dei diritti individuali e delle libertà individuali ha già tendenzialmente uno standard piuttosto basso, e dove l'emergenza, il concetto di emergenza, è un concetto ben noto, ben conosciuto e molto usato in politica, nella storia dell'Italia Unita, per giustificare fenomeni come una concentrazione del potere, uno scavalcamento della dialettica democratica, delle leggi speciali, sia di tipo fiscale, sia di tipo sia provvedimenti di tipo economico, sia leggi che concernono, appunto, limitazioni delle libertà e reinterpretazioni dei diritti. Questo fenomeno noi ce lo portiamo dietro dalla debolezza costitutiva del nation building italiano, dal brigantaggio ai moti contadini, operai, socialisti, anarchici di fine Ottocento, alla questione cattolica, al biennio rosso del post prima guerra mondiale, alla guerra fredda, al terrorismo degli anni 70 congiunto con la grande crisi economica degli anni 70 del Novecento, perfino alla criminalità organizzata, ai terremoti, alle catastrofi naturali. Diciamo che in Italia le occasioni di sviluppare una legislazione speciale e anche una mentalità emergenzialistica, dei governi di emergenza, delle prassi consociative che uniscono varie parti politiche, la concentrazione dei poteri, la decretazione d'urgenza, eccetera, eccetera, tutto questo è sempre stato una tendenza particolarmente sviluppata. Quindi noi partivamo già da questo. Su questo humus si innesta, in Italia poi quella, la grande paura per la nuda vita,
il grande panico pandemico che c'è stato da noi come c'è stato in altri posti, ma in Italia, come sappiamo, c'è stato prima che in altri posti. L'Italia è stato il primo paese occidentale che è stato investito dal contagio del Covid-19 ed è stato il primo ad aver adottato un tipo di regime speciale emergenzialista che poi è stato imitato da altri paesi. Quindi paradossalmente su questo aveva ragione in parte il presidente del Consiglio Conte quando diceva che l'Italia è stato un modello, è stato un modello di scavalcamento delle prassi liberali e democratiche, che da noi è stato fatto in maniera molto disinvolta e che altri poi sulla scia del panico hanno in parte riprodotto. Ma da noi gli effetti sono stati particolarmente gravi, perché la nostra Costituzione ha tutta una serie di puntelli che paradossalmente in un paese dove diciamo la legislazione emergenzialista è stata molto usata, invece impedirebbero assolutamente una serie di deviazioni di tipo emergenzialistico, a partire dalla mancanza stessa del concetto di stato di emergenza. In Italia non esiste costituzionalmente lo stato di emergenza. Esiste lo stato di guerra, l'articolo 78, che viene proclamato dalle Camere, ed esiste nell'articolo 16 la possibilità di limitare la libertà di movimento per motivi connessi alla salute, per motivi sanitari. E su questi unici due punti si poteva, diciamo, costruire una legislazione di emergenza, non nel caso di una guerra, anche se molti hanno usato la retorica in maniera completamente bislacca e insulsa, la retorica guerresca, per parlare di una guerra al Covid, siamo in guerra e tutte queste cose che ben sappiamo, ma chiaramente non si può applicare questo concetto. E per quanto riguarda l'articolo 16 ci sono dei limiti precisi, perché una cosa è la limitazione temporanea della libertà di movimento e un'altra cosa è, come è successo in Italia e anche in altri paesi, proprio il concetto di lockdown, cioè l'idea che tutti i cittadini si trovano in un certo momento in una situazione sostanzialmente paragonabile a quella degli arresti domiciliari e o della libertà vigilata, in cui è consentito muoversi dal proprio domicilio solo a delle precise condizioni, in cui non ci si può spostare da qualsiasi comune della Repubblica a prescindere da quelle che sono le condizioni sanitarie dei comuni e delle regioni, quindi non facendo alcuna distinzione e trasformando quindi l'intero paese, per così dire, in una sorta di prigione. Questo è una violazione patentissima ed evidentissima dell'articolo 13, che escluderebbe completamente qualsiasi tipo di provvedimento di questo genere. E quando è che è stata, quali sono le due tappe fondamentali di questo processo? Naturalmente la proclamazione dello stato di emergenza, che è stata fatta il 30 gennaio del 2020, la prima proclamazione dello stato di emergenza, che poi è stato reiterato molte volte e che adesso non a caso si ventila di reiterare un'ennesima volta. Qui c'è tutta un'implicazione anche di tipo appunto di dilatazione dei poteri della macchina statale in Italia, che sfrutta tutte le occasioni possibili per questo, e poi naturalmente quell'1-2 dei provvedimenti dell'8 e del 9 marzo del 2020 che improvvisamente trasformano dei due DPCM, quindi l'introduzione già della figura del DPCM, cioè un atto amministrativo del Presidente del Consiglio che teoricamente dovrebbe essere soltanto un atto esplicativo di una legislazione esistente, invece è diventato un atto normativo in se stesso, pur non avendo nessuna caratteristica delle leggi. E questi due DPCM hanno prima adottato un regime di chiusura e di isolamento di alcune zone dell'Italia settentrionale e poi hanno esteso improvvisamente
da un giorno all'altro, dietro il panico della fuga che si era verificata degli emigranti meridionali dalle regioni del nord, hanno esteso questo regime di chiusura di territori a sorveglianza rafforzata, o come si chiamavano, su tutto il territorio nazionale, e questo ha implicato per la prima volta questa introduzione di un concetto di libertà vigilata, che è stata la prima e patentissima negazione dei diritti costituzionali dopo quella di uno stato di emergenza che è stato inventato, diciamo, completamente al di fuori della Costituzione. Da lì ne sono seguite molte altre: la libertà d'impresa, la libertà di culto, che è stata limitata, la chiusura delle chiese, delle cerimonie religiose per molti mesi, e si è messo in moto un processo di dilatazione dei poteri dello Stato e di compressione delle libertà e dei diritti dei cittadini, che è senza precedenti nella storia italiana, perché noi abbiamo avuto una legislazione di emergenza con limitazione della libertà in varie parti, in vari punti della storia. La più recente che ci ricordiamo è quella sicuramente della legislazione speciale contro il terrorismo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del Novecento, ma quelle limitazioni, la carcerazione preventiva, i reati di opinione, l'estensione dei reati di opinione che già esistevano nel codice Rocco, che erano stati conservati nell'epoca repubblicana, il fermo di polizia, un certo grado di militarizzazione della vita sociale, sono acqua fresca rispetto alla pesantissima limitazione delle libertà personali che è stata attuata a partire dal marzo del 2020, e che è stata revocata in parte, ma di cui non è stata mai abolita la logica fondante, cioè quella che il governo, valutando un'entità di rischio sanitario, può decidere di sopprimere alcune o molte libertà costituzionali, che è una cosa assolutamente senza precedenti. Concludo dicendo che questo processo poi culmina oggi nella propaganda governativa e delle sue appendici scientifiche come il CTS emergenziali, che predica una dicotomia tra lockdown e vaccinazioni di massa, introducendo un altro elemento di torsione autoritaria della legislazione, con una più o meno velata idea che sia necessario vaccinare l'intera popolazione, che introduce dei profili fortissimi di incostituzionalità, perché qua siamo di fronte a dei vaccini sperimentali, perché siamo di fronte a una malattia che ha una letalità molto bassa e molto concentrata in determinate fasce di età, per cui è impensabile che tutta una fascia di età giovanile, perlomeno fino ai 40-50 anni, possa avere qualsiasi tipo di giovamento. L'introduzione di questa idea del raggiungimento dell'immunità di gregge attraverso i vaccini, che è una cosa che si basa su delle valutazioni che non sono assolutamente dimostrabili dal punto di vista scientifico, laddove invece l'immunizzazione di massa per fenomeni virali di questo genere avviene attraverso l'immunizzazione naturale, e qui le uniche fasce che vanno protette sono quelle che in cui si concentra la maggior parte della mortalità. Quindi poi tutta l'introduzione di più, e soprattutto poi l'introduzione dell'obbligo, pena la discriminazione sul lavoro, di vaccinazione per il personale sanitario, che è un vulnus, a mio avviso, gravissimo ai diritti costituzionali, al di là della valutazione che si può fare sulla opportunità o meno che un medico, un infermiere si possa vaccinare contro il Covid.
l'utilità o meno di tutto questo, o l'opportunità, la questione dell'obbligo è qualcosa che non a caso in Europa esiste solo in Italia, e non a caso in Italia non ha sollevato nell'opinione pubblica proteste particolari, perché c'è una abitudine inveterata, diciamo, a dare credito a una concentrazione del potere di tipo emergenzialistico e a come dire, curvature di tipo autoritario di questo genere. Grazie, Capozzi, sì, grazie professor Capozzi per aver chiarito due aspetti fondamentali, cioè la sussistenza di una legislazione speciale emergenziale che ha i suoi fondamenti non solo nel diritto di guerra, ma anche nel corso di una storia repubblicana abbastanza problematica sotto il profilo proprio della legislazione e anche dei processi contro il terrorismo che si sono susseguiti e che hanno in un certo senso adoperato degli strumenti logici, strumenti di prova che fanno riferimento a esperienze più buie della storia del diritto europeo, penso ai processi sovietici, ai processi della Germania nazista, che le cui modalità sono state in un certo senso fatte proprie nei processi contro il terrorismo. Non vorrei che anche la legislazione sul Covid possa, a causa di questa emergenzialità, superare quel controbilanciamento di esigenze, di diritti, di posizioni giuridicamente rilevanti che costituiscono il fulcro del diritto. Plasticamente noi immaginiamo il diritto come una bilancia in cui su un piatto vi è il secondo comma dell'articolo 32, cioè il dovere solidaristico diciamo di partecipare con i doveri di prevenzione sanitaria alla evitare la diffusione del virus, e dall'altro ci sono invece gli altri poteri costituzionali, le altre libertà costituzionali, come giustamente aveva enucleato il professor Capozzi, ossia l'articolo 16, l'articolo 17, l'articolo 19, il 34, il diritto all'istruzione, il 14, l'inviolabilità del domicilio, che anche questo è stato messo a dura prova con la questione degli assembramenti, delle riunioni. Se vogliamo, anche lo stesso diritto al giusto processo, che con l'introduzione del processo da remoto in ambito amministrativo, in ambito tributario e anche in ambito penale, in barba a quello che è il principio fondamentale del processo penale, che è il principio di oralità, nell'assunzione delle prove, nel dibattimento, per guardare negli occhi il giudice, guardare negli occhi il teste durante l'escussione. È importantissimo per il diritto penale non indulgere in questa legislazione di emergenza che, come accade sempre in Italia, tende a consolidarsi fino a divenire la norma. E c'è una leva di condizionamento sociale che è stata operata al fine dell'accettazione. Ora voglio chiedere invece all'avvocato Sandri quali sono gli elementi problematici di questa legislazione, al di là delle misure diciamo continuative terapeutiche, ossia la questione dei protocolli dei medici di famiglia piuttosto che dell'obbligo di vaccinazione, su cui poi torneremo in maniera specifica, ma io penso a tutte le misure non puramente terapeutiche, come l'obbligo di mascherina, come il confinamento, come il lockdown, come il coprifuoco notturno, che hanno mutato significativamente non soltanto il nostro stile di vita, ma la nostra stessa percezione del diritto e dei diritti costituzionali. Non si sente.
Chiedo scusa, c'è un problema. L'avvocato deve attivare ecco. Sì. Perfetto. Ecco, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, direi che la dotta di disamina del professor Capozzi a così ampio raggio consente di poter entrare subito in un merito più concreto di quelle che sono state le ricadute avvenute su ciascuno di noi, sulla vita di ciascuno di noi e sulle necessarie controreazioni che si sono messe in campo. Io mi permetto però di dissentire su un profilo di fondo, meglio due profili di fondo, vale a dire laddove il professor Capozzi ha postulato, seppure in maniera non dogmatica, una tendenza dirigistica dell'economia che postulerebbe una superiorità della politica rispetto all'economia. Io dall'esperienza che ho avuto nella pratica dell'analisi dei fatti ho ricavato un'idea esattamente diametralmente opposta, vale a dire che siano grandi entità economiche ad avere determinato la politica, perché indubbiamente da questa vicenda scaturisce una indubbia debolezza della politica rispetto alle evidenti pressioni che grandi multinazionali nei settori più disparati, non solo quello farmaceutico, hanno esercitato sulla politica. Politica che era già in crisi, non solo in Italia, perché ovunque vi era una crisi endogena della credibilità politica. Tutti i partiti tradizionali in Europa erano in crisi. Io in questo momento sono a Berlino, vivo a Berlino, è notorio che i partiti tradizionali, vale a dire la CDU e il Partito Socialista, vivevano, e il Partito Socialista in particolare vive ancora, uno smottamento di consensi veramente ampio. La politica ha utilizzato un sistema esogeno, vale a dire la creazione, o meglio, per essere più precisi, l'aggravamento di una situazione sanitaria, probabilmente ai fini del ricompattamento, di un ritorno alla centralità del partitismo che si verifica praticamente in tutta la Europa. Questo è un fatto molto importante da tenere presente. Chi va all'incasso in questa situazione emergenziale sono le grandi multinazionali, soprattutto americane, che escono vincenti dalla progressiva distruzione del ceto medio europeo, ma anche i partiti politici, perché attraverso quelli tradizionali che sono riusciti a bloccare l'ondata di dissenso che stava crescendo, o come in Italia attraverso l'inclusione del Movimento 5 Stelle all'interno della narrativa che dogmaticamente era specularmente opposta a quella su cui quel movimento ha creato il proprio consenso, oppure come qui in Germania la paura è stata utilizzata per frenare la crescita di partiti antisistema ovviamente, inteso questo come antisistema capitalistico liberale. Quindi è più complesso l'intreccio tra politica ed economia, ma sicuramente queste due entità, vale a dire le grandi multinazionali, non solo del farmaco, ma anche quelle della Silicon Valley, se non quelle piuttosto della grande distribuzione, hanno sicuramente avuto un beneficio e continuano ad averlo. Noi siamo su piattaforme che sono assolutamente di proprietà
di entità che non, certamente in questo frangente non si può dire che siano entità piccole e modeste, sono entità monopolistiche, ciascuna nel suo segmento, e queste sono quelle che traggono il maggior giovamento. E poi anche la politica, forse la peggiore politica, almeno dal mio punto di vista, che è riuscita a ricompattarsi. E questo è un elemento assolutamente essenziale che dobbiamo tenere presente, perché il consenso è tornato di nuovo da parte dell'opinione pubblica attraverso una straordinaria capacità di utilizzo del mainstream, anche di quello peggiore, di quello che appariva il più obsoleto, ad esempio appunto la televisione, che tuttavia è riuscito a fornire un vettore nel quale il partitismo e la peggiore politica, quella che speravamo tutti, insomma, che in qualche misura venisse erosa da nascenti movimenti spontanei di opposizione, in realtà si è ricompattato, e questo è un dato di fatto. Guardiamo i sondaggi in Italia, guardiamo le elezioni che ci sono state già qui in Germania e nei 2-3 Land, sembrava che, insomma, un forte partito di opposizione potesse erodere soprattutto in Sassonia la CDU. Non si è verificato questo fenomeno perché di fatto la paura creata attraverso la diffusione di un allarmismo esagerato ha ricompattato il ceto politico. All'interno di questa nuova ondata di conservazione, perché tale è, si sono verificati soprattutto nel nostro paese delle problematiche assolutamente peculiari. Mi innesto in quello che diceva il professor Capozzi a proposito del Comitato Tecnico Scientifico. Comitato Tecnico Scientifico, una cozzaglia di medici non esperti in virologia, veterinari, cardiologi, persone proprio lontane dal punto di vista della specializzazione rispetto al ruolo per il quale, del quale sono stati investiti, però hanno avuto la perfetta capacità di divenire il parafulmine della manipolazione che la politica posta in essere. È molto importante questo passaggio, perché attaccare il CTS è esattamente quello che la politica voleva, vale a dire andare su un'entità debole e scaricare su questa la responsabilità di tutte le nefandezze che si legavano a quei provvedimenti. Bisogna fare molta attenzione. Io ho redatto per conto dell'onorevole Sara Cunial il conflitto di attribuzioni. Il conflitto di attribuzioni è una richiesta che viene fatta alla Corte Costituzionale da parte di un parlamentare di dichiarare l'incostituzionalità per saltum, cioè andando direttamente alla Corte Costituzionale, di tutta la legislazione. Ho impugnato quindi tutti i DPCM. Su quale presupposto? E questo è veramente un punto su cui io vorrei che si focalizzasse l'attenzione per capire quali sono le gerarchie decisionali effettive. Tutti i parlamentari hanno votato decreti legge che poi hanno rimandato a DPCM in assenza della conoscenza dei presupposti scientifici che il CTS elaborava. Quindi i rappresentanti del popolo hanno schiacciato il bottoncino votando leggi liberticide senza che il governo abbia posto quei parlamentari che rappresentano tutti noi nella condizione di comprendere le motivazioni che erano a base del loro voto. E su questo io ho insistato la richiesta di annullamento di tutta la legislazione emergenziale.
perché il Parlamento ha votato senza conoscere le motivazioni poste a fondamento di quel voto. Siamo di fronte ad uno scenario che non è semplicemente quello di una dialettica o di una schermaglia di tipo interpretativo ermeneutico fra esegeti che ritengono che questa legislazione fosse costituzionale e altri che ritengono che questa non lo sia. Qui siamo di fronte ad un quadro completamente diverso, che è assolutamente peculiare soprattutto al nostro paese, perché non si è verificato in altri paesi. Il dibattito in Germania sull'approvazione della legge speciale, che si chiama legge Freno, ed è avvenuto circa due mesi fa, ha visto il decreto emergenziale essere approvato con uno scarto di 29 voti solo, perché il Parlamento si è spaccato quasi a metà, mentre da noi 29 sono stati i voti che ha preso l'opposizione nel contesto della contrarietà alla legislazione emergenziale dell'ultimo decreto legge Draghi. Questo per farvi capire che noi siamo di fronte in Italia ad una situazione dove i rappresentanti del popolo votano senza conoscere le ragioni profonde in forza del quale esprimono la loro volontà, e dall'altro siamo di fronte ad un unanimismo che evidentemente ha una zavorra dovuta probabilmente alle stagioni consociativiste, come diceva il professor Capozzi prima, ma che ha anche una sua peculiarità, perché il salto triplo prima del Movimento 5 Stelle e poi della Lega verso posizioni antitetiche rispetto a quelle che esprimeva l'elettorato che ha dato loro il consenso, determina veramente una peculiarità del fenomeno italiano. Il secondo elemento gravissimo è la frammentazione dei poteri che si è realizzata in questo paese. Io che ho e continuo ad impugnare tutti i provvedimenti, in realtà non riesco materialmente a farcela, perché i vari ministeri, cioè prima il governo, prima il legislatore primario, quindi il Parlamento, consente una decretazione di urgenza al governo, poi il governo delega il Presidente del Consiglio a legiferare, come diceva giustamente il professor Capozzi, poi il governo a sua volta delega i vari ministeri che a loro volta delegano i presidenti di regione, che a loro volta delegano i prefetti, che a loro volta delegano i sindaci, e noi assistiamo in Italia ad una polverizzazione dei poteri, per cui un sindaco è autorizzato a chiudere una piazza, a chiudere una strada, ha poteri, viene delegato ad esercitare poteri di limitazione delle libertà personali che in nessuno stato al mondo come fenomeno si è verificato, per cui siamo di fronte ad una situazione gravissima. Ma il punto forse più malsano di tutta questa legislazione è la compulsività con cui è stata emanata. I DPCM sono provvedimenti di ordine amministrativo che possono quindi essere impugnati, a differenza delle leggi che sono sottoposte ad altro elemento, strada di impugnazione, vale a dire non essere impugnati in via incidentale, sollevare in una causa un'eccezione di incostituzionalità, il giudice competente la valuta, la rimette alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale decide se quella legge è costituzionale o no. Il DPCM era immediatamente impugnabile. Io li ho impugnati tutti perché, avendo moltissime deleghe, sono riuscito a impugnarli tutti.
dal primo, il decreto Azzolina sulle scuole, qualcuno se lo ricorderà, dell'agosto del 2020, fino all'ultimo. Qual è però stato il problema? Io non ho perso una causa, neanche una. Il problema qual è? Che mi veniva dichiarata, e mi viene dichiarata, adesso vedremo e poi vi spiegherò gli ultimi sviluppi, ma viene dichiarata l'improcedibilità. Perché? Perché se un DPCM ha come validità 15 giorni, non è possibile tecnicamente poterlo discutere, criticare e arrivare soprattutto nemmeno a una sospensione provvisoria di quel provvedimento, perché il tempo medio di fissazione di un'udienza di sospensiva è di 20 giorni. Questi provvedimenti hanno avuto durata di 15 giorni, addirittura alcuni di 10, quindi sono stati reiterati compulsivamente. Questa reiterazione in sé determina un vulnus alla facoltà di difesa di tutti noi cittadini assolutamente di una gravità inaudita, tant'è che adesso solleverò questo problema in sede identitaria proprio di questo segmento davanti alla Corte dei diritti dell'uomo, perché dovrà necessariamente chiarire se il pretesto del mutamento della situazione epidemiologica, che ogni volta era la giustificazione della reiterazione del mutamento del contenuto di questi DPCM, avesse una validità scientifica, perché ripeto, i verbali del CTS sono stati desecretati molto tardivamente e solo parzialmente, ma quando già erano stati votati tutti i decreti legge che autorizzavano i DPCM. Quindi il Parlamento ha votato senza conoscere i fondamenti scientifici che il governo prospettava come fondanti i suoi provvedimenti liberticidi. I singoli cittadini non hanno potuto impugnare i provvedimenti amministrativi perché questi ultimi venivano reiterati con un ritmo temporale talmente rapido da non consentire la impugnazione. È andato in cortocircuito l'intero sistema dello Stato di diritto, al suo interno, perché, come ha detto giustamente il professor Capozzi, siamo di fronte anche a una situazione di gravissima incostituzionalità laddove si è dichiarato lo stato di emergenza. Io il 21 luglio discuterò della legittimità dello stato di emergenza, che essendo provvedimento presupposto non è impugnabile autonomamente, ma deve essere impugnato nell'ambito dell'impugnazione di un DPCM. Avendolo impugnato, discuteremo anche della legittimità dello stato di emergenza. Certamente è una pagina nerissima della storia del diritto in quanto tale, quella che abbiamo vissuto, che ritengo e mi auguro e auspico che venga corretta. Dobbiamo assistere a questo punto, cercando ovviamente di tifare perché questo accada. Dobbiamo assistere, ci auguriamo, ad una falda profonda tra il potere politico e quello giudiziario. Perché se il potere giudiziario si appiattisce sul potere politico, chiaramente la problematica diventa più complessa. Le prime pronunce sono contraddittorie, ovviamente. Senza fare della dietrologia, il presidente della prima sezione del Consiglio di Stato è l'ex onorevole Frattini. E ci sono delle interferenze tra politica e potere giudiziario che ci auguriamo siano superate dalla coscienza profonda di chi dovrà giudicare.
questa situazione che va monitorata, perché è un elemento essenziale quello che si allarghi in questo frangente la distanza tra potere politico e potere giudiziario, che entrambi mantengono una loro assoluta indipendenza, perché ne va dello Stato di diritto in quanto tale. È tipico dei totalitarismi quello di identificare, di condizionare il potere giudiziario con le scelte politiche. Questo è il gradiente, questa è la cartina di tornasole vera che noi avremo da qui a qualche mese, quando andranno a sentenza tutte le opposizioni che sono state fatte a tutti i DPCM. Vedremo quali saranno gli esiti. Si dovrà discutere quindi se è legittimo da parte del Presidente del Consiglio emettere provvedimenti, come io ho scritto alla Corte Costituzionale nel conflitto di attribuzioni che ho redatto per conto dell'onorevole Cunial, se è legittimo che il vero provvedimento legislativo, come diceva prima il professor Capozzi, sia in realtà inserito all'interno di un DPCM e non di una legge, perché la legge era un simulacro a cui il DPCM ha dato un contenuto, e questo nel nostro ordinamento giuridico costituzionale non dovrebbe essere assolutamente permesso, tant'è che tutti noi giuristi abbiamo cominciato a conoscere i DPCM con la presidenza Conte. La lesione dei diritti è stata gravissima, di inaudita gravità, come ha detto giustamente il professor Capozzi, mai vista nella storia, mai vista. Quindi un vulnus profondissimo alla vita di relazione, ma tragicamente unico, perché ha creato il distanziamento. Quindi la comunità è stata sfilacciata, è stata disintegrata, atomizzata. Quindi la politica, nel suo valore più alto, ha in realtà tradito la sua vera missione, perché la missione della politica è il bene comune, quindi è il bene della polis. In questo frangente, questo distorto stato etico, perché questo stato improvvisamente è diventato uno stato che cura gli interessi alla salute di tutti i cittadini, quindi è una versione un po' deformata del concetto di stato etico, e quindi abbiamo assistito all'intrusione nella sfera delle scelte personali di salute dello Stato, il quale ha detto tu devi fare esattamente quello che io ti dico che devi fare, e senza di discutere. E questo è un elemento estremamente grave che richiede una reazione assolutamente corale. E da questo punto di vista la riflessione che necessariamente noi dobbiamo fare è quanto siamo stati reattivi, e dobbiamo dircelo, lo siamo stati molto poco, perché è inipotizzabile che una società sana possa accettare dall'oggi al domani di mascherarsi, di rimanere in casa, di essere trattata come un contatore della luce, per cui si accende e si spegne il diritto della persona sulle basi della creatività di distorta, fantasiosa e un po' aberrante di un legislatore che pone dei divieti che sono palesemente assurdi, che sono irrazionali. Ma trovo un humus nel quale riesce tuttavia a farli ritenere illegittime e ricevere in cambio addirittura un consenso. Siamo mancati come capacità reattiva di controinformazione, e questo ci ha causato delle grandi problematiche, perché in assenza della possibilità
di creare una dialettica di antitesi con il nostro avversario, è mancata la possibilità della sintesi. Quello che sta accadendo è l'eliminazione del pensiero hegeliano, della struttura del pensiero hegeliano nella nostra società. Tesi, antitesi e sintesi sono state completamente cancellate, perché il pensiero unico ha determinato e continua a determinare le scelte di tutti i cittadini, non solo di questo paese, ma di tutta Europa. Io credo che vada posto che una volta che abbiamo capito, abbiamo preso un colpo molto forte, dobbiamo riaverci da questo colpo e reagire concretamente. Non è il tempo delle parole, è il tempo di ripristinare integralmente il diritto naturale. Io non parlo neanche di diritto costituzionale, perché è un termine limitativo per quello che è accaduto. Nella nostra attuale situazione occorre ripristinare il diritto naturale, la centralità dell'essere umano come essere sociale e comunitario contro questa regressione cavernicola a cui noi siamo soggetti attraverso l'incitazione all'isolamento, alla prospettazione del prossimo come un nemico, come un nemico. Io mi sono laureato in diritto ecclesiastico, nel passaggio fra diritto divino e diritto laico, una rivoluzione, e vedere un papa che perora la chiusura delle chiese, che nella storia non è mai venuta, la chiesa è la casa di Dio, la chiesa è la casa di Dio, quindi chiudere la casa di Dio è un gesto che dà la misura della deriva a cui noi siamo pervenuti. La chiesa è sempre stato il luogo di raccolta nelle calamità, nelle carestie, nelle guerre, è stato il luogo sempre aperto dove la comunità si poteva ritrovare, anche chi non era credente. È stata sigillata la Chiesa. Di fronte a fenomeni di questo genere, sappiamo che ci sono stati papi portati in catene da imperatori per non avere voluto chiudere le chiese. Ma nel momento in cui noi assistiamo alla chiusura del luogo per eccellenza, insieme all'agorà greco, che era rappresentato dalla piazza medievale o rinascimentale fino ai giorni nostri, e vediamo oltre alla chiusura delle piazze anche alla chiusura delle chiese, ci rendiamo conto che è in atto un attacco all'essere umano nella sua espressione più elevata, che non ha eguali, che non ha eguali. Probabilmente nella storia non vi è mai stato un fenomeno analogo, soprattutto perché globale, di questo genere. E noi dobbiamo reagire in maniera assolutamente concreta, con gli strumenti dello Stato di diritto, ovviamente, perché la legge in questo momento è nel fango e spetta a noi prenderla dal fango e rimetterla in cielo, dove deve stare. E questo credo che sia il messaggio che noi dobbiamo mandare, quello di non darsi per vinti, non rinunciare a mettere al centro non la legalità, ma il diritto naturale, perché questo è quello che oggi è pesantemente sotto attacco, negletto, isolato e combattuto. E questo è il ruolo che dobbiamo noi giuristi riproporre, e io mi auguro di riuscire a stimolare sempre più colleghi al rispetto dell'articolo 1 del codice deontologico degli avvocati, la realizzazione dei dettami costituzionali. Grazie, avvocato Sandri, e ha evidenziato anche un altro aspetto
della normazione emergenziale, cioè il mutamento della norma da un carattere precettivo e regolativo a un carattere didascalico, anche di moral suasion un po' paternalista quando non punitiva, perché la portata, diciamo, sanzionatoria di tutta questa legislazione è estremamente, diciamo, poco incidente rispetto ad esempio alla previsione di sanzioni di carattere penale. Si nota un paternalismo didascalico, una sorta di continuazione della scuola con altri mezzi, e si nota altrettanto una creazione di precedenti, e questo è un altro aspetto su cui vorrei porre l'attenzione, vorrei chiedere il parere del professor Capozzi. Cioè, questo stato di eccezione pandemico che c'è stato nel corso di questi due anni ha creato una situazione tipica della situazione post-democratica da lui ampiamente studiata nel corso dei suoi studi, della sua attività accademica. Questo stato di emergenza permanente non crede che possa costituire una eccezione anche a livello dei singoli provvedimenti per poter fondare un domani una coartazione e una trasformazione, se vogliamo, di quelli che sono i rapporti giuridici, solidaristici, i rapporti delle libertà, la dinamica delle libertà di cui tratta la scienza costituzionalista. E poi un altro problema, un'altra domanda che mi sta molto a cuore, volevo porre al professor Capozzi. Il dibattito in ambito scientifico e accademico è stato in un certo senso blindato, è stato sclerotizzato da una narrazione che ha una incidenza e una diffusione omnicomprensiva nelle mezzi di comunicazione sociale e sui social network, che hanno impedito anche la pubblicazione di non di tesi complottiste, di tesi campate in aria, ma anche di punti di vista differenti. Ecco, il dibattito scientifico si basa proprio sull'esistenza di controfattuali, di punti di vista differenti, di teorie eretiche. Poi sta al libero dibattito, al confronto tra pari, alla validazione scientifica, smentire le solidità di certi assunti, oppure diciamo la validazione scientifica, la metodologia scientifica delle analisi, il gioco dell'inferenza probabilistica, penso agli studi di Hempel, di Salmon, per non andare a Feyerabend e a Popper sul principio di non falsificabilità. Però in questo senso si sta cercando, ci sono due casi molto significativi, che sono quelli del premio Nobel Montagnier per la medicina, che è stato oggetto di una vera e propria campagna di diffamazione mediatica ai limiti del codice penale, e anche del professor Bellavita, che è stato addirittura rimosso dall'insegnamento pluriennale dell'Università di Verona per aver espresso delle opinioni sulle quali io non entro nel merito, perché non ho la cognizione specifica per entrare nel merito, ma sulla legittimità della sussistenza delle quali la scienza non deve rispondere con un profilo di assertività, ma con un profilo di dare ragione anche di teorie cosiddette eterodosse con gli strumenti del metodo scientifico. Io questa situazione dell'università italiana la vorrei porre in particolare al professor Capozzi per chiedere cosa ne pensa. Quindi la questione dei precedenti e la questione della libertà di ricerca accademica. E accenda il microfono, professore. Mi scusi. Per quanto riguarda la prima questione, è chiaro, qui nessuno nega, né io né
l'avvocato Sande, come abbiamo visto, che siamo di fronte a una situazione di fortissimo stress delle istituzioni liberal-democratiche occidentali. Siamo in una crisi profonda che non si vedeva di queste istituzioni sicuramente dalla prima metà del Novecento, quando, con l'affermazione delle dittature autoritarie e totalitarie. Detto questo, quali sono le componenti culturali di questa crisi? Innanzitutto direi una congiunzione tra un'idea di Stato etico, che giustamente prima richiamava l'avvocato Sandri, il ritorno di un'idea di Stato etico congiunta ad una esasperazione della tecnocrazia nel senso dello scientismo. E quello si avvicina un po' alla nozione che un mio giovane collega, lo storico e politologo Lorenzo Castellani, ha chiamato tecnopopulismo. Le elite politiche dell'Occidente che accusano i movimenti, diciamo, anti-elitari di essere populisti sono in realtà le prime a proporre una forma di populismo esasperata che con il CTS è stata portata davanti ai nostri occhi in maniera patente. Non siamo noi che decidiamo, è la scienza, e la scienza decide per il vostro bene. La scienza decide per la salute, noi ci affidiamo alla scienza, noi politici ci affidiamo alla scienza, quindi ci deresponsabilizziamo, ci copriamo dietro una presunta scienza in cui bisogna credere. Ora, appunto, come lei giustamente richiamava, non si crede nella scienza, perché la scienza non è un culto idolatrico né una proposizione fideistica. La scienza è un procedimento, è un metodo che dovrebbe essere aperto continuamente alla discussione, alle opinioni critiche, al dissenso, alla verifica, alla falsificazione, a seconda di quelle che sono le concezioni dell'epistemologia. Ecco, lo scientismo è una forma di idolatria della scienza che con la scienza effettiva non ha niente a che vedere. E va di pari passo con questa idea di Stato etico. È quello che si sta affermando. E quando quando tanti intellettuali dicevano: attenzione, le democrazie occidentali sono in crisi perché ci sono i movimenti populisti, perché ci sono i sovranisti, eccetera, eccetera, non vedevano che invece il problema stava nel cuore stesso delle elite politiche, che stanno abdicando o furbamente corazzando, come giustamente anche qui l'avvocato Sande prima sottolineava, i partiti si sono rafforzati perché si sono coperti dietro la paura collettiva, dietro il panico, e si sono atteggiati a protettori della salute pubblica. E il massimo del populismo sta proprio qui. Il massimo dell'erosione della mentalità liberal-democratica sta proprio qui. E noi in Italia, se possiamo simboleggiare in un momento preciso quando questo processo nel corso dell'emergenza cosiddetta pandemica si è verificato, lo dobbiamo guardare alla primavera del 2020, quando l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato una, secondo me, quantomeno bizzarra, per non dire assurda, interpretazione della Costituzione, secondo cui l'articolo 32, quello sul diritto alla salute, è prioritario e fondativo rispetto a tutti gli altri. Il diritto alla salute è il diritto su cui si fondano tutti gli altri diritti, perché se non c'è, come dice la mentalità popolare, quando c'è la salute c'è tutto. Ecco, Conte è come se dicesse: se non c'è la salute non possiamo neanche avere la libertà, che ne so, appunto, di culto, di impresa, eccetera, eccetera. Ma questa sua interpretazione dell'articolo 32 è doppiamente assurda. Primo, perché non c'è nessuna sovraordinazione dell'articolo 32 rispetto agli altri nella Costituzione. Secondo, perché l'articolo 32 recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Cioè, l'interesse della collettività è conseguente all'essere il diritto della salute un diritto dell'individuo. Cioè, se tutti gli individui sono messi nelle condizioni di fare le proprie valutazioni, di tutelare la propria salute, viene protetta anche la comunità. Non significa, come Conte
intendeva, e come altrettanto assurdamente un giurista anche purtroppo molto titolato, Gaetano Azzaiti, ha avvalorato poco dopo quel pronunciamento di Conte, non significa che il diritto della collettività annulla il diritto individuale, per cui lo Stato deve decidere che cosa è la salute per l'individuo e deve dire all'individuo cosa deve fare per tutelarsi, quali medicine prendere, quali medicine non prendere. Pensiamo appunto ai protocolli, al famoso protocollo famigerato della tachipirina e vigile attesa, al vero e proprio boicottaggio delle terapie domiciliari e tutte queste cose qui. E quali trattamenti sanitari sono essenziali per la difesa della comunità e quali no. Questa è un'interpretazione assolutamente infondata della Costituzione, gravemente inclinante verso lo Stato etico e incompatibile con la mentalità liberal-democratica. Su questo voglio innestare una riflessione su quel rilievo che mi ha fatto prima l'avvocato Sande, che è molto interessante. Cioè dice, più che vedere una tendenza dirigista in economia e di prevalenza della politica sull'economia, in questo momento io vedo il contrario, cioè una resa della politica agli interessi delle grandi multinazionali. Ecco, questo è un fenomeno reale, che è quello che Sandri mette in evidenza, e che tuttavia però non è in contraddizione, secondo me, con l'altro fenomeno che io rilevavo. E non è in contraddizione perché quando noi abbiamo una tendenza monopolistica, oligopolistica nella economia di mercato, la formazione di grandi trust, di grandi nicchie protette, questo generalmente va di pari passo con lo statalismo, va di pari passo con l'accentramento dei poteri economici nello Stato, con il trionfo della burocrazia, con il trionfo di un'idea di Stato amministrativo burocratico che prevale sulle libertà individuali sia in economia sia per quanto riguarda i diritti civili. Cioè noi abbiamo una politica che, assecondando dei monopolisti oligopolisti, che sono in questo caso le grandi big tech, le multinazionali della grande distribuzione, le multinazionali del digitale, accentra anche in sé i poteri economici e favorisce un'economia sussidiata basata su una concezione ideologica. È quello che sta succedendo esattamente in Europa a partire dall'elaborazione del, per me, pericolosissimo e famigerato PNRR, falsamente visto come una grande apertura di nuovo della crescita economica in Europa. In realtà è un provvedimento estremamente dirigista che va ad incentivare, che va artificialmente con un'operazione ideologica, la transizione al digitale, la transizione ecologica, eccetera, a favorire determinati settori dell'economia privata rispetto ad altri. Quindi noi abbiamo una congiunzione di dirigismo economico e di monopolismo delle grandi corporation. E quindi in questo senso lo Stato etico, questa tendenza allo Stato etico che in Italia, ahimè, per una tradizione che ci viene da Gentile e dal ventennio fascista, ha un suo particolare radicamento, questa idea dello Stato etico che deve prevalere sui diritti individuali trova terreno particolarmente favorevole e svolge questa funzione poi di favorire degli interessi economici rispetto ad altri in maniera particolarmente brutale. Perché quando questa gestione della cosiddetta pandemia, io dico dell'epidemia perché la pandemia è un'altra cosa, questa gestione della politica sanitaria relativa a un virus di tipo parainfluenzale con particolari elementi di problematicità per certe fasce di età e certe categorie sociali minoritarie rispetto alle altre, come se fosse la giustificazione di una sorta di dittatura sanitaria, i protocolli obbligati, l'obbligo, anche la gestione della campagna vaccinale fatta in maniera assolutamente statalista, accentrata, come è stata fatta, e minano completamente sia la libertà economica sia lo Stato di diritto, anzi
il rule of law, la prevalenza dei diritti individuali su quelli collettivi e su quelli dello Stato. Questo problema sanitario fosse stato gestito secondo la mentalità liberale, sarebbe andata così. Lo Stato, in un momento di particolare emergenza, fa dei limitati provvedimenti come quelli previsti dall'articolo 16 della Costituzione, non da quello 78, né da un inesistente articolo che prescriverebbe lo stato di emergenza, che non c'è, e dice per evitare il contagio, finché non ne sappiamo di più, blocchiamo gli eventi di massa, evitiamo appunto, che ne so, le discoteche, gli stadi, i locali al chiuso in cui ci si può contagiare, possiamo anche chiudere le scuole per un certo periodo fino a che non si chiarisce bene la situazione su come avviene il contagio, dove avviene, possiamo chiudere l'entrata e l'uscita da determinate zone da cui si riparte il contagio, quindi i famosi focolai, Vo, Codogno, eccetera, eccetera, perfino di una regione, in maniera temporanea. Per il resto, si prescrivono delle zone di igiene e di salute pubblica, si prescrivono si danno delle indicazioni sul virus di cui si tratta, quindi si prescrivono delle misure di igiene e di prudenza nei trasporti pubblici, nei pubblici uffici, eccetera, eccetera. E per il resto si lascia ai cittadini, articolo 32, la libertà di curare la propria salute, secondo quelle che ognuno ritiene essere le proprie necessità, esigenze e rischi, rischi e benefici. Anche per quanto riguarda le terapie, anche per quanto riguarda la prevenzione, anche per quanto riguarda i vaccini, dal momento in cui sono disponibili, si dice al cittadino: se ti vuoi fare un vaccino lo fai, se non te lo vuoi fare non lo fai, la decisione spetta a te. E soprattutto si liberalizza, non si dice tu ti devi fare per forza uno o per forza un altro, per forza in quelle strutture, per forza non in altre. Si lascia a ciascuno la valutazione dei suoi costi e benefici, che è esattamente il contrario di quello che è stato fatto. E per quanto riguarda gli spostamenti, una volta che si è detto attenzione perché il virus si diffonde in questa determinata maniera, che senso ha dire devi, non puoi uscire dopo una certa ora, quindi coprifuoco, non puoi andare in determinati posti, devi avere l'autocertificazione, quest'altra cosa pazzesca che è stata partorita purtroppo non solo in Italia ma anche in Francia e in Spagna, tutte queste addirittura le limitazioni della libertà di riunione, che pure non sono solo una cosa italiana, ma ripeto, l'Italia è stata, come dire, la fonte poi di molti cattivi esempi che sono stati presi altrove. Sono cose puramente superflue, perché se si parte dal presupposto, articolo 32, che ogni cittadino ha il diritto alla salute, quindi che egli è soggetto attivo nella tutela della propria salute, non si incorre in tutti questi, in tutte queste necessità di comprimere le libertà, perché ciascuno, nessuno non vuole tutelare la propria salute. E quindi ciascuno, una volta che è stato messo nelle condizioni di comprendere la situazione nella quale si trova, una volta che siano state eventualmente limitate delle situazioni particolarmente favorevoli ai contagi, e dico appunto gli eventi di massa, gli affollamenti, tutte quelle cose là, per periodi comunque limitati fino a che non si sia andati, diciamo, al regime, di un regime di prevenzione e di terapia, da quel momento in poi la libera scelta dovrebbe essere assolutamente la regola prevalente. Che questo non sia avvenuto e che questo scavalcamento totale del vero spirito della Costituzione dell'articolo 32 sia stato avallato da giuristi, perfino dal presidente Mattarella, sia pur velatamente, non specificamente, in certi momenti, quando ha detto c'è stata la salute, pubblica è la cosa primaria, la serietà, no? Quei suoi riferimenti, quella famosa polemica con Boris Johnson, che ci ricordiamo. Ecco, e soprattutto dalla una larga parte della società che ha subito passivamente questo tipo di interpretazione, non ha rivendicato la libertà di scelta,
Questo è un aspetto anche culturalmente molto grave, che ha a che fare con quei presupposti culturali e di psicologia sociale che dicevo prima, e che sono presenti in molti paesi, soprattutto del vecchio continente, caratterizzati dalla prevalenza di una popolazione anziana impaurita dalle novità e che chiede molto più protezione della nuda vita che libertà, e che invece in altri paesi, a partire da quelli asiatici, a partire dalla Russia, dall'India, dalla stessa Cina, che noi abbiamo preso a modello per il lockdown, ma ci dimentichiamo sempre che quel lockdown è stato non solo temporaneissimo, ma limitato a una parte assolutamente minoritaria del territorio e della popolazione cinese, che è meno rilevante dal punto di vista percentuale di quella che è la Lombardia, l'Emilia, o il Veneto per quanto riguarda l'Italia. Quindi le esigenze degli spostamenti, dell'economia, non diciamo della libertà personale, perché chiaramente nell'ordinamento cinese quello non è affatto un valore primario, e in quello russo lo è fino a un certo punto, così come in altri paesi asiatici, ma sicuramente quello che è l'interesse personale, la libertà di terapia, perché non si parla in nessuno di questi paesi, neanche lontanamente, di istituire forme di obbligo vaccinale, che invece in Italia vengono proposte da persone che si ammantano di anche di una certa autorevolezza scientifica, giuridica o anche appunto da esponenti della classe politica. L'Europa occidentale è l'unico luogo del mondo in cui si pone un problema di obbligo, si parla della vaccinazione come di un obbligo, così come appunto di un trattamento sanitario sostanzialmente obbligatorio, ma in gran parte del resto del mondo, nella stragrande maggioranza del resto del mondo, non è così. Questo ci dovrebbe far pensare. Grazie professor Capozzi, ci avviamo verso la conclusione di questo nostro incontro e do la parola all'avvocato Sandri per chiarire due aspetti problematici relativi a diciamo agli elementi di estrema attualità che vengono alla nostra analisi, cioè al problema della vaccinazione, dell'obbligo vaccinale così come è stato elaborato dalla recente giurisprudenza. Noi abbiamo avuto un dibattito in dottrina che fino agli albori del 2000 andava nella direzione di una superamento dell'obbligo vaccinale, e poi ci sono stati i decreti Lorenzin e poi ovviamente questo strumento indispensabile di medicina preventiva, indispensabile senz'altro, ha assunto una dimensione, si è tornati in una dimensione di obbligatorietà che ha portato alcuni tribunali anche a sanzionare ad esempio l'infermiere che non si è voluto sottoporre alla vaccinazione obbligatoria. E poi un ultimo flash, un'ultima valutazione in ordine a quelle che sono le prospettive di sviluppo normativo relative al Green Pass. Addirittura ho sentito dei dibattiti sempre dottrinari che parlavano di superamento del diritto alla privacy, di vedere i diritti alla riservatezza come una diciamo un peso, come una zavorra all'esplicazione di interessi sempre di rango costituzionalmente superiore. Quindi questa dilatazione ben chiarita dal professor Capozzi del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, che è arrivato a pesare sulla famosa bilancia del diritto in maniera preponderante rispetto a tutti gli altri diritti costituzionali e anche precostituzionali, in relazione all'argomento logico che il bene della vita è precondizione di tutti gli altri beni, di tutti gli altri diritti. Grazie a tutti, cedo la parola all'avvocato Sandri per la conclusione. Attivi il microfono, avvocato. Sì, scusate.
credo che il professor Calcapozzi abbia centrato esattamente il focus della problematica tecnico-giuridica che è centrale alla reazione contro la legislazione di emergenza, vale a dire ha recuperato il concetto di principio di proporzionalità in relazione al principio di precauzione. Qual è stata e qual è la parola magica che viene utilizzata nella legislazione di emergenza? È il richiamo al principio di precauzione, che è un principio latissimo, amplissimo, che consente una discrezionalità esagerata a qualsiasi potere, quello esecutivo e anche a quello legislativo. Ma nell'elaborazione giurisprudenziale europea, che è quella di riferimento, perché il principio di precauzione è una creazione della giurisprudenza europea e poi diventa legge, mentre in Italia non vi è una precisa collocazione identitaria del principio di precauzione, se non nella legislazione di tipo ambientale e non sanitaria. Quindi il principio di precauzione è tuttavia sottoposto alla necessità di provare la proporzionalità, e questo è il punto essenziale su cui io muovo la mia controffensiva giuridica, vale a dire, dal punto di vista scientifico, avere distrutto l'economia, disintegrato la comunità sociale, creato le condizioni per un nuovo pauperismo, è stata scelta proporzionale alla gravità della emergenza sanitaria? Questo è il grande quesito a cui la magistratura dovrà rispondere. Ovviamente io ritengo che l'elaborazione scientifica e l'evidenza scientifica di 2 anni di manifestazione del virus SARS-CoV-2 e della malattia correlata, cioè appunto il Covid-19, attestino che in realtà questa emergenza avrebbe potuto essere tranquillamente gestita con l'ordinaria diligenza sanitaria senza la necessità di alcuno strumento eccezionale. È questo il punto cruciale della controffensiva, non solo giuridica, ma anche mediatica, che occorre mettere in campo. L'orso Covid aveva e ha una caratteristica: aggredisce una fascia di età precisa. Il governo italiano, ma tutti i governi, sono mancati nella adeguatezza della controffensiva contro l'orso. Si è sparato agli uccellini intorno, si è distrutto tutto quello che era intorno, ma l'orso è rimasto lì, tant'è che abbiamo ancora una mortalità elevata, contagi elevati. Non è stata creata una task force precisa per attaccare in maniera consapevolmente efficace l'unica fascia di età coinvolta in questa vicenda. Si è invece arrivati a ritenere rilevante comprimere i diritti di chi non è mai stato interessato a questa malattia. Una doppia negligenza che il governo italiano in particolare ha posto in essere. Il problema vaccinale non deriva altro che dalla costruzione di questa negligenza. Negligenza dolosa che è stata posta in essere probabilmente per la finalità di arrivare proprio all'idea della indispensabilità della vaccinazione, perché la prima strutturazione in senso temporale del rapporto tra Covid e vaccini avviene già pensate
nel luglio del 2020, quando EMA comincia a finanziare le società farmaceutiche che stanno facendo ricerca sulla vaccinazione. Quindi la vaccinazione è l'esito di un comportamento dolosamente negligente che arriva a considerare il vaccino come la panacea, l'unica panacea per la prevenzione, la cura del Covid, quando in realtà vi erano e vi sono decine di farmaci assolutamente già testati, ampiamente testati, che l'EMA, cioè l'Agenzia del Farmaco Europeo, ritarda a mettere in commercio perché deve favorire la messa in commercio con procedura condizionata urgente. La procedura condizionata con cui sono stati messi in commercio questi vaccini è una procedura assolutamente eccezionale, mai utilizzata su così vasta scala. La sperimentazione è assolutamente deficitaria, per cui non è del tutto infondata l'idea che effettivamente in questo momento si stia facendo quella che si chiama sperimentazione a doppio cieco, cioè è anche probabile che qualcheduno stia iniettando sostanze che non sono probabilmente vaccini, perché siamo ancora in una fase in cui la sperimentazione è in itinere, finirà addirittura fra due anni, quindi solo fra 2 anni la sperimentazione ci potrà dire se un farmaco è efficace o meno. Ma abbiamo già i primi risultati: AstraZeneca ha ammesso confessoriamente che forse il suo farmaco non è efficiente. Ma il problema non è AstraZeneca, il problema è quello che ha individuato la rivista The Lancet, la più autorevole rivista al mondo di medicina, che ha detto che l'efficacia dei vaccini varia dallo 0,83 in senso assoluto all'1%. Questa è la realtà, cioè in questo momento si stanno somministrando vaccini che non si sa che efficacia effettiva abbiano. Pensate che la sperimentazione è avvenuta nella fascia di età che ha il 96% di mortalità, quindi quella dai 75 anni in su, solo per il 3%. In violazione, tra l'altro, dei protocolli di EMA, perché EMA ha un suo protocollo in forza del quale autorizza un farmaco alla vendita e al commercio solo qualora la sperimentazione sia almeno al 25% sul segmento di età coinvolto in maniera precipua da quella malattia. Io ho impugnato tutte e quattro le autorizzazioni al commercio, ho chiesto alla Commissione europea in autotutela di annullarle, attendo gli esiti, ma chiaramente avanzando le cure, e rammento che in Italia è stato approvato come cura efficace con decreto del Ministero della Salute nella pressoché assoluta ignoranza globale il mononucleare come farmaco. Quindi è venuto meno il presupposto fondante il provvedimento di urgenza, perché la messa in commercio dei vaccini era possibile in quanto si riteneva che non esistessero cure efficaci, ma nel momento in cui nella comunità ci sono cure efficaci, e questo è il momento, è irrilevante a questo punto la concessione di questa autorizzazione provvisoria. Siamo di fronte a un quadro di grave illegalità per quanto concerne le autorizzazioni provvisorie al commercio dei vaccini, che adesso aggredirò con uno specifico ricorso al Tribunale dell'Unione Europea. Sul Green Pass bisogna dire parole chiare, che sono stavolta parole di incoraggiamento, nel senso che l'esegesi del provvedimento apre scenari che sono decisamente molto più ottimistici di quelli che si potevano addurre quando il dibattito è iniziato e anche in corso di dibattito. In questo senso, anzitutto non è previsto l'obbligo vaccinale.
e non è prevista nessuna discriminazione per i non vaccinati. Attenzione, questo è il contenuto del certificato Covid europeo, che ha un antecedente preciso, che è la delibera del gennaio del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è l'organo esecutivo della Corte dei diritti dell'uomo. Nel gennaio, con questa specifica delibera, il Consiglio d'Europa afferma questi due principi cardine: non obbligo della vaccinazione e non discriminazione per i non vaccinati. Questi principi, poiché il Consiglio d'Europa non è un organo della Comunità Europea, ma attenzione, questi principi vengono recepiti ora nel considerandum 26 del regolamento approvato, per cui diventano diritto dell'Unione. Cosa significa questo? Che la norma deve essere disapplicata de plano dal giudice. Non c'è bisogno del ricorso di incostituzionalità. Il giudice interno non può applicare nessuna legge che sia in contrasto con il divieto di discriminazione e con il divieto di obbligare alla vaccinazione. Capite bene le ricadute quali sono. Io inserirò questa esegesi, questa ermeneutica del certificato Covid all'interno degli atti giudiziari di contrasto all'obbligo vaccinale per i sanitari. Quando si porrà il problema che arriveranno le sospensioni senza stipendio, semplicemente dirò: la legge italiana, il decreto legge 44 convertito nella legge 76, poiché si pongono in antitesi insanabile con il considerando 26 del certificato Covid, che è diritto dell'Unione, devono essere disapplicate come norme da parte del giudice interno. Quindi il messaggio che voglio mandare è che non solo non è una battaglia perduta, né quella contro i vaccini né quello contro i Green Pass, ma anzi una corretta esegesi supportata ovviamente da una valida difesa, a mio parere sono in grado di poter consentire, almeno in questi due segmenti, che non si realizzi nessuna discriminazione. Grazie a tutti, grazie all'avvocato Mauro Sandri, grazie al professore Capozzi, grazie agli organizzatori Identità Europea e Centro Studi Europa Italia. Chiudiamo qui questa sessione di approfondimento, in un certo senso essendo gratificato da interventi così densi e così profondi e così diciamo aderenti a quella che è una visione distaccata degli eventi per così come si sono succeduti. La battaglia che il mondo del diritto deve condurre non contro i vaccini, contro la sperimentazione, ma per una giusta qualificazione, per i giusti equilibri, per la giusta qualificazione è solo all'inizio. Diciamo che siamo sulla buona strada avendo tutti gli strumenti di natura dottrinaria e di natura operativa per poterla continuare e portare a termine. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera.